soddisfazione in casa col Manchester City. Guarda, questa per la squadra di Torino è veramente un esame determinante. Qui c'è veramente la capacità di capire le competenze acquisite e dove può arrivare questa squadra. Il Villarreal e il calcio spagnolo nel Vlahovic ha segnato un gol strepitoso dopo 35 secondi. Primo pallone toccato dal giocatore serbo in Champions League. Stop di petto diagonale a prendere il posto più lontano possibile. Niente da fare per Rulli. E Vlahovic porta in avvantaggio la Juve per la gioia dei 2000 tifosi juventini arrivati da ogni parte d'Italia qui a Villarreal. Gol di Dusan Vlahovic, un gol strepitoso. Beppe ci ha colto a freddo, stavamo ancora facendo il commento. No, dicevamo del bilancio delle competenze, ecco, uno che l'ha passato immediatamente, guarda con che capacità, stop di petto, elimina i due avversari e incrocia sul secondo palo. Ma guarda, io l'ho definito in questo momento il miglior attaccante al mondo, e questa azione, questa sua performance lo dimostra. E quindi adesso vedremo la per il tentativo sempre di Pedrassa centralmente per Capué chiede palla a Parejo, ma non lo vede Pedrassa, poi la mette a centro, Parejo, deviazione, rete. Abbiamo tenuto la linea per il pareggio del Villarreal. Parejo al 20° minuto, abbiamo tenuto la linea perché è il momento della pubblicità che mandiamo subito. E allora il Villarreal è pervenuto al pareggio con il gol del suo centrocampista Parejo, che è stato imbeccato in area di rigore, difesa della Juventus abbastanza ferma, l'impatto del numero 5 Parejo, uno dei migliori del Villarreal. 1-1, c'è da dire, Beppe Dossena, che negli ultimi minuti la Juventus aveva perso forse un po' di concentrazione, troppi palloni persi nella propria area di rigore e qua la difesa si è aperta. Sì, molta superficialità, però stavo guardando, allora De Ligt è vicino a Bonucci e non ha senso quel tipo di posizione. Rabiot ha il giocatore alle sue spalle in bocca e dice che la partita finisce qui. Villarreal 1, Juventus 1, tutto rimandato al prossimo 16 marzo all'Allianz Stadium. Il commento di Beppe Dossena. Luce d'ombre per la prestazione della Juventus, è andata subito in vantaggio, le cose si erano messe bene, ha subito il Villarreal soprattutto nei primi minuti dopo essere passato in vantaggio. Quando sembrava nel secondo tempo di aver interpretato meglio la gara, ha preso un gol che a questi livelli non si può prendere con giocatori di questa qualità come quelli della Juventus. Quindi, però è un buon pareggio, ovvio che con la nuova formula tutto si rimette in gioco, le partite bisogna andarsene a prendere, assolutamente. Però intanto segnaliamo questo 1-1. E sarà tutto da seguire, la gara di ritorno, e ovviamente noi di Radio Rai, come sempre, ci saremo. E allora è finita 1-1 tra Villarreal e Juventus, le reti dopo 35 secondi al primo pallone toccato in Champions League. Dusan Vlahovic porta in avvantaggio la Juventus il pareggio nella ripresa con un inserimento di Parejo al 20° minuto che trova disattenta la retroguardia bianconera. Tutto rimandato, quindi ottavo di finale ancora in bilico. Ricordiamo che la Juventus viene da due eliminazioni agli ottavi di finale con squadre alla portata del Lione e il Porto, però con Allegri nell'ultima volta sono arrivati almeno i quarti di finale. Staremo a vedere. Grazie a Beppe Dossena per il suo commento tecnico, a risentirci a presto Beppe. Grazie a tutti voi per averci seguito, rimanete sulle onde di Radio